Passata la boa delle 100 campane, ripartiamo quest'oggi con un fado. Il fado è una genere musicale che proviene dal Portogallo. La più famosa artista che incarnò un po' l'anima di questo genere fu Amália Rodrigues. E oggi c'è una canzone appunto che proviene da questa tradizione, si intitola Foi Deus. È un gradito ritorno fra di noi, quello di Alida Marchetti, che abbiamo già visto appunto insieme a suo marito e a un'altra voce in No Poto Reposar, che era una canzone sarda invece. Stavolta riappare appunto in nuove vesti, in vesti portoghesi, con questa canzone. E dici un po', Alida, che cosa ti dice questa canzone? Perché la vuoi proporre agli amici di Suonate le Campane? Allora, la cosa che mi colpisce di più di questa canzone è innanzitutto che parte con un tono come di tristezza, di fatica, perché essendo un fado mette a tema la saudade, la nostalgia, no? La tristezza. Però dopo le prime poche battute, improvvisamente, senza preavviso, quasi come se non c'entrasse con la parte prima, dice Foi Deus, è stato Dio. E lascia un attimo così, tu dici, a fare cosa? E comincia a descrivere una serie di cose belle, di cose che io stessa magari do per scontate perché ce le abbiamo davanti tutti i giorni. Il cielo stellato, il colore del cielo, il volo delle rondini. E dice, sta davanti a queste cose, si lascia colpire da queste cose con la semplicità di un bambino, che porta a riconoscere subito che le ha fatte. Infatti dice, è stato Dio a fare tutte queste cose belle. Quindi da quel momento di tristezza che sembra vivere all'inizio e che sta vivendo, riesce a risollevare lo sguardo e vedere delle cose belle che gli richiamano a chi le ha fatte. Quindi riesce a riconoscere che sono fatte da qualcuno. E il passaggio che poi mi piace ancora di più è quando alla fine dice, a un certo punto, dice tutte queste cose belle le ha fatte Dio. Anche il momento di dolore che sto vivendo io, allora l'ha fatto Dio. E perché, come dire, non vuol dire che allora Dio mi vuole male, mi ha fatto un momento di tristezza perché mi vuole male. Ma quel momento di tristezza, proprio perché l'ha fatto Dio che fa tutte le cose, è abbracciato, fa parte di una strada, fa parte di un cammino, fa parte in modo misterioso di quella bellezza che c'è, che ho riconosciuto. E quindi mi colpisce tantissimo appunto per questi due aspetti. Uno, il fatto che anche da dentro quel momento di dolore uno possa rialzare lo sguardo e guardare le cose che ci sono con una semplicità tale che ti porta a riconoscere il bene che hanno dentro, fino al punto da riconoscere che le ha fatte Dio. E dall'altra parte anche dire, dentro tutto questo bello, dentro tutto questo bene, il mio dolore non è una nota stonata, non è una cosa che non c'entra, non è un accidente, non è che Dio si è dimenticato di me, ma fa parte anche questo di quella bellezza lì, prende senso proprio perché l'ha fatto Dio. E questa è la cosa che mi colpiva di più, perché, anche perché mi ricorda delle parole che mi ha detto un mio caro amico prete tanti anni fa, mentre io stavo attraversando un momento di dolore, che mi aveva proprio detto, ricordati che questo momento non è perché Dio non ti sta guardando, non è perché si è dimenticato o perché è distratto, ma è pensato per te, fa parte del tuo cammino. L'unico modo per passarci attraverso, per starci dentro, è avere accanto qualcuno che ti aiuti a risollevare lo sguardo, proprio come succede in questa canzone, a risollevare lo sguardo e a dare un posto anche a questo momento qua, che faceva parte della mia strada, e penso che questa cosa valga per tutti. Quello che mi colpisce di questa canzone è che mi sembra che ci sia dentro tutto, tutta questa, questo riconoscimento e questa, questo modo di accogliere il momento di dolore come qualcosa che è dato, che fa parte della propria strada. E direi che questa è la cosa che mi colpisce di più. Mi colpisce anche che all'interno della canzone ci sia tutta un'alternanza tra, diciamo, questa tristezza, questo clima di tristezza, di pesantezza, e poi questa esplosione di riconoscimento. Poi ritorna triste e di nuovo riconosce. Che anche questa è una cosa che penso capiti a tutti, a me capita tantissimo. Uno di solito va a onde, no? Però c'è sempre magari qualcuno che ti aiuta a riconoscere che puoi rialzare lo sguardo. Allora cadi e rialzi lo sguardo, cadi e rialzi lo sguardo. E alla fine
ti ritrovi come nella canzone a piangere cantando. E questo è quello che mi colpisce, per cui vorrei proporla, perché mi sembra anche proprio adatta a questo periodo che per tanti è pieno di fatica e di dolore. Beh, speriamo che questo canto possa essere l'aiuto a tanti di noi a alzare la testa, no? Grazie, perché per me è utile, già personalmente mi è utile. E nella verità che è stata per me questo canto in alcuni momenti della mia vita e nel riviverlo adesso che ce lo proponi tu. Non è mai scontato e non è mai un caso. E auguro a tutti quelli che lo possono seguire e ascoltare di rifare la nostra esperienza, cioè di poter rialzare lo sguardo sentendosi ricompresi anche nella andare su e giù, no? In questa andare a onde, che è bellissima come idea, perché siamo fatti così. Per cui grazie Lida per la tua proposta e buona visione, buon ascolto a tutti.